stazione completamente rinnovata, quella inaugurata oggi alla presenza di RFI, amministrazione comunale, Regione Marche, provincia e una rappresentanza di tecnici e ditte che hanno eseguito i lavori. Questa mattina sono stati mostrati gli importanti interventi di riqualificazione, la maggior parte finalizzati a rendere la stazione di Marotta più accogliente e accessibile a tutti. Le opere hanno riguardato la realizzazione di un nuovo sottopasso, due ascensori, moderne pensiline con impianti LED di ultima generazione, percorsi e mappe tattili. Al sottopasso attuale, che rimarrà d'uso esclusivo dei cittadini, ne è stato affiancato un altro nuovo per i passeggeri che collega tutti i marciapiedi dei diversi binari, compreso il terzo, che è stato ripristinato. Per quanto riguarda la sicurezza, poi sono stati installati impianti tecnologici di segnalazione dedicati ai treni. Infine è stato riqualificato il parcheggio già esistente di pertinenza della stazione. Lavori che hanno reso la nostra stazione più bella, più accogliente, moderna e inclusiva, con lavori e interventi legati all'abbattimento delle barriere architettoniche soprattutto, e lavori che particolarmente significativi per tutta la nostra comunità, sia dal punto di vista della funzionalità ma anche della sicurezza e, perché no, anche dell'immagine, perché la stazione rappresenta un punto di riferimento importante per tutti i cittadini di Mondolfo e Marotta, ma anche per tutti i cittadini della Vallata del Cesano che gravitano sul nostro territorio, ed è anche il primo biglietto da visita per i turisti che ogni anno vengono a visitare la nostra città e la nostra bellissima regione. Un intervento, ha poi aggiunto Barbieri, che si aggiunge a quelli che abbiamo messo in campo in questi anni per migliorare la fruibilità e il decoro dell'intera area, dalla costruzione del grande parcheggio alla realizzazione di nuovi marciapiedi, illuminazione e arredo urbano. Rete Ferroviaria Italiana, ha precisato invece l'assessore regionale Francesco Baldelli, ha investito 9 milioni di euro per questa stazione utilizzata da 500.000 utenti all'anno. Ormai, ha proseguito Baldelli, la costa adriatica è diventata un centro urbano che serve 700.000 marchigiani e la ferrovia è diventata un mezzo di trasporto importante con treni sempre più performanti che svolgono la funzione di metropolitana di superficie. Ora dobbiamo guardare avanti, come sta facendo Rete Ferroviaria Italiana, e unire gli ottimi interventi realizzati in queste stazioni anche con tutti i territori che si affacciano su queste stazioni ferroviarie, con il cosiddetto anello ferroviario delle Marche. Quindi costruire, partendo da Marotta, da Civitanova Marche e da Fano, una rete ferroviaria che sia complementare a quella adriatica e che unisca i territori interni con le stazioni della costa e con l'Orte Falconara, sui quali il governo nazionale e l'impegno della Regione Marche ha portato un investimento di centinaia di milioni di euro che si trasformeranno anche in miliardi per la velocizzazione e il raddoppio della linea, che ci permetteranno di raggiungere la capitale con 40 o 50 minuti, se prendiamo in considerazione i treni incrocianti, in meno rispetto all'attuale tempo di percorrenza tra Ancona e Roma. Un plauso è arrivato anche dall'assessore regionale Stefano Guzzi, presente al taglio del nastro. Quando si parla di sostenibilità non vuol dire sempre esclusivamente tutela ambientale, vuol dire anche tutela dei servizi, tutela dei cittadini e funzionalità. In questo caso noi oggi vediamo uno splendido intervento da parte di Ferrovie dello Stato, che mette in condizioni non solo di avere uno scalo e una stazione più moderna qui a Marotta di Mondolfo, ma anche molto più funzionale, senza barriere architettoniche, con una maggior fruibilità del traffico e sicurezza del traffico. Quindi sostenibilità è anche questo. Quindi complimenti all'amministrazione comunale di Mondolfo, al sindaco Barbieri e a RFSI, che ha portato avanti questa iniziativa in accordo anche con la Regione Marche.